Pace a tutti. Parleremo di un tema, forse vi aspettato, non lo so. E parte dell'esperienza che ho vissuto, ma anche ultimamente, proprio per quello che ho vissuto, ho parlato con tantissime persone, sia di persona che su internet, che hanno vissuto situazioni simili. Volevo incoraggiare un po' tutti quelli che hanno vissuto, vivono o vivranno, perché la vita ci porta nella valle dell'ombra in molte situazioni. E chi conosce la Bibbia già sa che cosa dobbiamo leggere, no? Quindi prendete il Salmo 23, che conoscete anche molti di voi a memoria. Mi ricordo, era uno dei salmi che da bambini imparavamo a memoria. Salmo 23, lo leggiamo tutto, anche se ci soffermeremo solo su alcuni passaggi. Dice: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Versetto 5. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo e la mia bocca trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Dicevo che tutti passiamo o passeremo, la vita è così, per momenti dove viviamo nell'ombra. Il salmista dice della morte, ma potrebbe essere anche dell'ansia, della depressione, tante altre ombre che si avvicinano a noi. Sono momenti di sofferenza, momenti che di perdita, a volte di delusioni forti che colpiscono il corpo ma anche la mente. È parte della vita per chi ama Dio e per chi non la ama. È l'umanità, è parte del nostro essere. E l'uomo fa di tutto per sfuggire alla sofferenza, ma anche gli uomini più potenti del mondo, i più ricchi al mondo, hanno dovuto affrontare. Uno dei uomini più ricchi al mondo era Steve Jobs, l'inventore della Macintosh, la Apple, l'iPhone, tutta quella roba lì. E lui è morto di cancro, di tumore. Aveva tutti i soldi per costruirsi un ospedale per sé, da solo, all'interno, con tutti i migliori primari del mondo. Eppure la sofferenza è sofferenza. Cristiano non è esente da certe cose, anche se girano insegnamenti e brutte teologie che parlano del cristiano sempre vincente, sempre mai malato, mai nelle difficoltà, perché noi siamo vincitori. È vero, noi siamo vincitori, ma anche in queste circostanze. E non esiste l'opzione di scegliere una vita senza sofferenza, che se la potessimo scegliere saremmo tutti a mettere la firma, ci sarebbe una fila infinita per firmare una vita senza sofferenza, ma non è così, non esiste. E quando sei nell'ombra, ci sono nemici che ho scoperto nella mia esperienza ed amici che si manifestano. E esprimerò alcune cose che ho sperimentato, ma non voglio essere esaustivo. So che ognuno di noi ha vissuto cose, vivrà cose. Ognuno di noi risponde in modo diverso alle cose, e Dio anche si muove in modo diverso in base alle circostanze e anche in base a come noi percepiamo le cose. Però voglio parlarvi della mia esperienza, che accomuna tanti di cui ho parlato e possa essere di incoraggiamento. Iniziamo dai nemici. Parliamo prima della brutta notizia e poi parliamo della bella notizia. I nemici dell'ombra, il primo che ho affrontato si chiama dubbio. Quando, nel mio caso, sei fuori casa, sei a Palermo, quindi un bel po' di chilometri, parti per servire il Signore. Non ero lì per vacanza, anche niente al contrario, per chi va a Palermo per vacanza, anzi, si mangia bene, è un bellissimo posto, un bellissimo mare. Ma ero lì per servire il Signore.
stavo in hotel il sabato e il venerdì, avevo già fatto un incontro con i genitori, sabato mi toccava fare due incontri, adolescenti e giovani. Pastore Porrello mi disse, incontrerai almeno un 600 ragazzi, hanno 200 adolescenti e 400 giovani. Chiesa molto grande. Sentivo la responsabilità, ero nel mio hotel, erano le 3 del pomeriggio, ero lì a ripassare gli appunti, pregare per i ragazzi, all'improvviso un dolore lancinante, questa parte qui. Pensavo erano le coliche che avevo avuto qualche mese prima. E quindi chiamai il pastore Joe, che è il figlio di Lirio, e dissi, Joe, secondo me ho bisogno un po' di Spasmex, perché mi fa male. Ok, non ti preoccupare, loro sono super ospitali, mando subito un fratello in farmacia e ti porta. Fratello stava arrivando, ma il dolore incrementò così tanto che compresi che non era la colica. E dissi, chiamai con molta difficoltà, a stento riuscivo a stare in piedi, mi sentivo piegare. Dissi, Gio, questo penso sia qualcosa di peggio, portatemi in ospedale. Dissi, sì, lo stesso fratello che viene ti accompagna. Nel tragitto andammo a prendere un altro fratello e insieme andammo in ospedale, pronto soccorso, senza criticare nessuno, ma come quelli nostri, super affollati, tanta gente, tante ore di attesa, un po' come tutto. Fanno l'attack finalmente, quando comprendono con vari altri esami che c'era qualcosa che non andava, l'attack quasi alle 11 di sera, io ero lì dalle 3:30. Pensavo e speravo che era sempre da quella colica che si era un po' ingrossata, quella era la mia idea, la mia speranza, invece l'attack ha rivelato questa perforazione, peritonite e tutto il resto. Logicamente quando il dottore ti guarda e dice ti devi operare di urgenza, è là il dubbio, viene, no? La menzogna, le preoccupazioni. La prima idea è non si può aspettare, vorrei prendere l'aereo domani e me ne torno a casa, mi opero almeno vicino alla mia famiglia. No, 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 no. Tu devi operare stasera proprio, neanche domani, non abbiamo già allertito il chirurgo che sta venendo, ti devi operare stanotte, alle 3 alle 4 ti porteremo in sala. E in quel momento la tua mente, anche se sei figlio di Dio, almeno la mia, anche se credi nelle promesse di Dio, fa un salto di capitolo. E dal Salmo 23 va al Salmo 22, che dice, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi. Senza che ascolto, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, grido di giorno, ma tu non rispondi. Rispondi anche di notte, senza interruzione. E non lo nego. Qua nessuno fa il supereroe. In quelle circostanze pensi, ma Signore, mi stai lasciando, mi stai abbandonando, perché mi sta succedendo questo? Lo stesso grido l'ha avuto Gesù, che riprendendo proprio le parole del salmista sulla croce dice, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Certo, nella sua situazione era tutt'altra storia, non era una malattia, ma era una tortura. E non solo, portava su di sé i nostri peccati. Quando arrivano queste notizie inaspettate, potremmo dire no, i fulmini al ciel sereno, no? La nostra anima è scossa, è turbata, e la reazione umana è lo sconforto. Il dubbio ti prende, ti assale. E in questa atmosfera il nemico si inserisce con le sue menzogne. Tu stasera te ne vai, lontano dalla tua famiglia. Domani verranno per il tuo funerale. E le domande tue sono perché mi sta accadendo questo?
E anche se sappiamo che certe cose avvengono o non avvengono, comincio a chiederti, Signore, ma c'è un peccato nella mia vita, è una punizione, anche se non ho mai visto Dio così, ma in quell'ombra non capisci più niente. Il salmista cantava, che questo è il salmo, è un canto, le nostre stesse parole, forse non hai detto Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma il sentimento in quell'ombra è lo stesso. Sapete, prima di arrivare al Salmo 23 dobbiamo passare per il Salmo 22, molte volte. E quei dubbi che ti assalgono fanno parte della nostra vita. Giuda scrive nella sua lettera: abbiate misericordia per i dubbiosi. Per coloro che nei momenti difficili mettono in dubbio anche la fede, la realtà di Dio. Io non vi nascondo che quando ero nel letto di ospedale, stavo, sapete, là il tempo non passa mai, allora ero un po' sul cellulare, guardavo un po' alcuni video, così sfogliandoli qui e lì su Instagram, e all'improvviso esce un video di Piero Angela, che adesso è morto, che gli chiedono, lui era ormai molto anziano, e gli chiedono: lei cosa si aspetta nel mondo a venire? E lui dice: niente. Che lui era ateo, non c'è niente dopo, c'è il nulla, noi ci spegniamo, i nostri figli poi si spegneranno e tutto finisce. Io non ho mai creduto questo, ma in quel momento ho cominciato a pensare, ma è così? Ho cominciato a negare anche che Dio esiste. Sono i nemici che sono nell'ombra. Grazie a Dio non è durato molto questo pensiero, poi vedremo i nostri amici quali sono, per combattere tutti questi dubbi. Mai avevo avuto paura della morte, mai. Pure mi sono operato altre volte, ho avuto il Covid, e la saturazione era molto bassa in alcuni momenti. Mai ho avuto paura, se in quel momento molta paura. I dubbi assalivano e dal dubbio il secondo nemico che non avevo mai vissuto nella mia vita è l'ansia e l'attacco di panico. Le esperienze difficili, quelle specialmente improvvise, possono causare in tanti grande ansia e anche attacchi di panico. È stata per me, dicevo, la prima volta. Ne avevo letto, studiato per altre situazioni, ma mai percepito addosso. Ed ho capito a volte, quando parlavo con persone che incoraggiavo, che significa. Che se non lo vivi, certe cose sono difficili da spiegare. Le cose della mente sono particolari rispetto ai dolori fisici. Il dolore lo localizzi e in un certo senso cerchi di respingerlo, la mente fai più fatica. L'ansia non è un fenomeno anormale, è un po' parte della vita. Chi più e chi meno viviamo momenti di ansia. Infatti sono tantissime sfaccettature, ma non siamo qui a fare una lezione adesso sull'ansia, ma è giusto per capirci. E comporta uno stato di attivazione quando una situazione viene percepita come pericolosa. Quindi tu percepisci se è reale o no, però la tua mente la percepisce tale come pericolo e va in ansia perché non riesci a controllare il futuro. Cioè io non riuscivo a controllare in quel momento quello che sarebbe accaduto dopo e quello mi procurava l'ansia. E spesso l'ansia ti porta a cercare vie di fuga, ma molte volte è manifestata con tensione, tremore, sudore, palpitazione, sapete quando si accelera il battito, vertigini, nausea, formicolii e tante altre situazioni fisiche e mentali. Può diventare anche una patologia, non è il mio caso, perché era legata a quel momento. E non ho vergogna di dire che per due notti ho dovuto prendere degli ansiolitici. Per dormire,
specialmente quelle due notti dove, oltre a quello che ha avuto, ho preso la polmonite. E quando mi hanno messo quell'affarino saturimetro che controlla l'ossigeno e stava scendendo sempre di più, e poi ti mettono l'ossigeno al naso e poi dicono devi dormire a 90 gradi, e provate a dormire a 90 gradi, così, seduti nel letto alzato, col coso dentro, sapendo che quel coso ti controlla e tu guardi sempre il numerino, perché dice, se scende sotto i 90 ti dobbiamo intubare, e tu stai là 91, 92, 91, 92. E dovuto chiedere degli ansiolitici perché non riuscivo, non sapevo nemmeno, ho detto datemi qualcosa per riposare, mi hanno dato qualcosa. L'ansia poi può portare, nel mio caso è successo, agli attacchi di panico. E i sintomi sono più o meno simili, però è proprio una paura forte che ti congela, ti immobilizza e ti fa anche aver paura, la chiamano l'agorafobia, di quello che è attorno a te. Quindi non vorresti uscire più dalla stanza di ospedale. Vuoi stare sempre attaccato alla macchina per controllare se succede qualcosa. Vivi una situazione proprio che hai paura che ti succeda un'altra volta. E a volte nella notte mi succedeva che avevo paura di addormentarmi. Non so se avete mai vissuto questa cosa. Cioè io chiudevo gli occhi e saltavo dal sonno per la paura di addormentarmi. La lotta più grande, devo dirvi, non è stata fisica, ma mentale. Non me lo sarei aspettato. Non erano tanto i dolori dell'operazione, che c'erano, ma erano tutti sopportabili. Ma quello che è successo nella mente era tutto nuovo e difficile. E voglio dirti subito che se stai vivendo, hai vissuto, vivrai situazioni del genere, non sei un credente di serie B. Anche se hai dubitato il Signore, Dio non ha mai giudicato coloro che hanno dubitato, coloro che si sono lamentati, coloro che hanno gridato a Dio. E dove sei, Signore? Dio non ha mai rifiutato questo. Ha rifiutato coloro che si allontanano. Ma finché sei vicino, anche con parole di lamentela, con parole dice, Signore, non ti sento, non ti vedo, Lui non caccia via coloro che stanno nel dubbio. E non siamo credenti di serie B o serie C. Quando ammettiamo a noi stessi che quella situazione che stiamo vivendo è più forte di noi, o almeno crediamo che sia più forte di noi, non è mai più forte di noi, che Dio non ci porterà mai in situazioni che sono più grandi di noi, ma situazioni che potremo superare con Lui. Il terzo nemico è la solitudine. La bugia che cominci a accettare, nessuno può capirmi. Sono solo in questa battaglia. E ripetevo sempre a me stesso, il problema è chi lo tiene. Perché vedi che gli altri la vita continua, ma è così. Chi va in viaggio, chi si va alle feste, tu stai nel letto di ospedale. Chi si sposa, giustamente, amici tuoi anche, persone vicine, non parlo di quelli del mondo, no, persone che tu conosci, chi si diverte coi figli. Tu vorresti invece che il mondo si fermasse, ma tu non ti sei fermato quando gli altri soffrivano però. E questo paradosso ti può fare entrare in una capsula di isolamento, dove non è tanto una solitudine perché non ci sono persone intorno a te, perché grazie a Dio ce ne sono state, ne parleremo a breve, ma perché cominci a pensare, questa è una lotta solo mia. E questo paradosso a volte ti porta a isolarti. E quando vengono gli altri che ti vogliono incoraggiare, quasi quasi crei un muro, dici, ma tu non puoi capire quello che io sto vivendo. Tu dici, confida nel Signore. Se volete, sono stupido io che non confido, però mi sento così.
entri in questo gioco menzogna della mente. Quali sono invece gli amici nell'ombra? La verità. Primo Tessalonicesi, Paolo dice: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, parla di coloro che sono andati con il Signore, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Paolo parla di un'ignoranza, cioè di ignorare, di non sapere qual è la nostra speranza. Le persone che perdono amici, familiari, compagni in questo mondo, e anche a volte credenti, perché è la vita che fa queste cose, porta a grandi tristezze, paure, ansia e tutto il resto. Ma Paolo vuole incoraggiare, dice: fratelli, non ignorate la nostra speranza. In quei momenti devi riempire la tua mente di verità. E io ho scoperto, devono essere verità che sono già dentro la tua mente. Non le puoi cercare in quel momento, le devi già tenere dentro. Come Gesù nel deserto, quando il nemico venne a tentarlo, Gesù non ha preso la Bibbia o i rotoli all'epoca per sfogliare e cercare il verso adatto del momento. Lui, che era la parola, da uomo aveva imparato a memoria, come buon rabbino, la parola di Dio, e quando fu attaccato respinse la menzogna con la verità della parola di Dio. Sta scritto, diceva Gesù. E nel momento del dubbio, dell'ansia, dell'attacco di panico, della solitudine, devi ricordare a te stesso piccole porzioni. Non hai bisogno di grande teologia, anche se io sono un amante della teologia, per chi mi conosce lo sa, ma in quei momenti non hai bisogno di sermoni articolati, non hai bisogno di verità profonde che arrivano chissà da dove, semplici parole: nulla mi manca se il Signore è il mio pastore. Nulla mi manca. Piccole verità. Nulla mi manca. Quando hanno messo la maschera dell'ossigeno per poi fare l'anestesia, addormentarmi per l'operazione, solo questo riuscivo a dire: Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Grazie. Loro mi facevano le domande, i medici, lo fanno per tenerti distratto mentre ti iniettano l'anestesia, no? Non riuscivo a rispondere. L'avranno sentito forse, io dicevo solo: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Nulla mi manca. E anche se non dovessi svegliarmi, nulla mi manca. Perché se Gesù è risorto, tutto andrà bene. Perché se Gesù è vivo, tutto andrà bene. Se non in questa vita, nella vita che ci attende. Questa è la speranza che non ci rende tristi più di tanto. Che anche se la persona per cui abbiamo pregato è andata col Signore, quella non è la finale sentenza. Lo è per chi non conosce il Signore, lo è per Piero Angela, ma non lo è per noi. Perché i morti in Cristo noi li rivedremo. La nostra preoccupazione è andare dove già stanno loro. Gesù è vivo e tutto andrà bene.
in questa vita o nella prossima. Segnatevi questo, non ce l'ho proiettato, Isaia 26:3, un altro verso che mi ha incoraggiato molto: a colui che ripone la sua mente in me, io sono una pace perfetta, perché in me confida. A colui che ripone la sua mente in me. Parlavo con un'amica, Sara Marinelli, una psicologa cristiana, e lei mi dice: questo è il verso più potente che abbiamo nella Bibbia per quanto riguarda la mente. A colui che ripone la sua mente in me, io sono una pace perfetta, perché in me confida. Smentisci con la verità, lo so, non è facile. Non è dici un verso e tutto passa. A volte devi continuare nelle ore notturne che non passano a ricordare semplici versi, semplici verità alla tua mente. Dicevo mio professore: prepariamoci al peggio quando siamo al meglio. Adesso che se non stiamo vivendo questi momenti, adesso è il momento di incamerare verità su verità su verità nella nostra mente, in modo che quando verranno quei momenti, e verranno, abbiamo la mente piena di verità per attaccare l'ansia, l'attack di panico, i dubbi, le menzogne, la solitudine e tante altre cose che possono venire. Secondo nostro amico nell'ombra, l'adorazione e la preghiera. L'adorazione è infinita. È una delle cose che iniziamo qui e continueremo per sempre. Sapete, nel mondo a venire non ci saranno bisogno di grandi predicatori, perché avremo il Maestro direttamente che ci predicherà, ci parlerà. Non avremo bisogno di grandi evangelisti, perché saremo tutti salvati, quelli che andremo lì. Non avremo bisogno di grandi profeti che parlano per Dio, perché sarà Dio stesso a parlarci. Ma avremo tutti bisogno di adorare, di essere adoratori in spirito e verità. E lo dicevo ai miei giovani un po' di tempo: impariamo già da adesso a essere adoratori, perché sarà qualcosa che faremo per l'eternità. Adoreremo Dio in spirito e verità. È una cosa che iniziamo qui e continuiamo in cielo. Ma c'è solo una cosa dell'adorazione che possiamo fare qui che non possiamo fare in cielo: è adorare Dio nella sofferenza. In cielo non lo potremo fare, perché sofferenza non ce n'è. L'unico spazio temporale che abbiamo per adorare Dio nella sofferenza in questa vita terrena, e sono opportunità che vanno e vengono. Le puoi cogliere e nel dubbio, nelle incertezze, adorare Dio nonostante tutto. Ci sono aspetti della presenza di Dio che potrai conoscere solo nell'ombra. Segnatevelo questo. Ci sono aspetti della presenza di Dio, del carattere di Dio, che puoi conoscere solo nella valle dell'ombra della morte. Glorificare Dio come guaritore, anche se sei malato, lo puoi fare solo qui. Lì non sarai malato. Glorificare Dio perché Lui si prende cura di te, anche se sembra che in quel momento non si sta prendendo cura di te. Glorificare Dio per la vita, anche se hai avuto una perdita. Lo possiamo fare solo adesso. Non è facile. Ma nei momenti più difficili, semplici canzoni di adorazione uscivano dal cuore e riempivano il tempo della notte.
tranquillizzavano l'anima. Ho letto una citazione di un pastore che mi ha colpito tantissimo, Bill Johnson, dice: l'adorazione senza resa è un contratto. Io faccio questo per te perché tu mi dai questo. Ma l'adorazione che Dio chiede è quella fede che si arrende nonostante non stai ricevendo niente in cambio. E leggevo stamattina una frase di Tim Keller: se servi Dio solo perché ti dà cose o per i suoi benefici, non stai servendo Dio. Stai servendo i benefici. E Dio ce li dà. Non sto dicendo questo. Ma anche se ci sono finestre nella nostra vita dove non percepiamo subito questi benefici, o a lungo termine o a stretto giro, chi ha il cuore verso il Signore continuerà, o almeno ci proverà, ad adorare Dio, arrendendo ogni cosa, anche se niente sembra arrivare dall'altra parte. Sembra. Vi ricordate la storia della donna che ha rotto il vaso d'alabastro ai piedi di Gesù? Simbolo della rottura, no? Lei ha preso tutto quello che aveva. Studiosi della Bibbia parlano che il valore era sia nel profumo ma anche nel vaso stesso che conteneva. Si parla almeno di un anno di stipendio, 12-13 mila euro, 14 mila euro, non lo so, stipendio medio più o meno 15 mila euro. Lei lo prende, lo spacca, lo rompe senza riserva, senza nessun freno, ai piedi di Gesù. Atto di adorazione, no? Sapete, l'adorazione, la parola, significa prostrarsi, rendere reverenza a colui che è degno, prostrarsi, inginocchiarsi. Questa donna fa tutto questo insieme, prende la cosa di valore, la sua vita stessa, non si interessa dell'opinione altrui. Lei, conosciuta come una donna non proprio di grande conto, si butta lì ai piedi di Gesù, apre questo vaso, lava e asciuga i piedi di Gesù. Ma l'adorazione ha un potere enorme, che il profumo che tu riversi su Cristo te lo ritrovi anche su di te. Quando lei è uscita, lei e Gesù avevano lo stesso profumo. L'adorazione ha questo potere. Tu riversi qualcosa su di Lui pensando che lo stai facendo per Lui, ma quando adoriamo qualcosa succede in noi, che Dio non ha bisogno della nostra adorazione. Se voleva altri adoratori solamente, si creava altri 2-3 miliardi di angeli che sono anche più bravi di noi. Ma Lui ha voluto adoratori in spirito e verità, adoratori nella sofferenza, adoratori nelle circostanze difficili, adoratori nei momenti in cui tutto vorresti fare tranne che adorare. L'ultimo amico, la Chiesa, gli amici. Ah, che grande invenzione la Chiesa. Uno dei doni più grandi che Dio ci ha fatto. Io non comprendo quelli che disprezzano. Pensi che ci sia un luogo migliore della Chiesa? No. È il piano A di Dio, non ce n'è un altro. Tu puoi non farne parte, ma Lui continuerà con la sua Chiesa. La salvezza sì è individuale, ho detto tante volte, ma è buono che ce lo ricordiamo. Ognuno sceglie per sé, non puoi scegliere tu per tua moglie, non puoi scegliere per i tuoi figli, non puoi scegliere per i tuoi parenti. Ognuno, Dio lo abbiamo detto mille volte, non ha nipoti, non ha generi, ognuno deve scegliere per sé. È personale, ma da quel momento in poi tutto il dopo, il discepolato, la crescita spirituale, la vita cristiana, la si fa insieme. Tutto.
Chi si isola, come diceva Irene, rischia. Rischia. La Chiesa è importante. E nei momenti di sofferenza lo capisci ancora di più. Molti mi scrivevano, mi chiamavano, a volte potevo rispondere, a volte no. Messaggio, ho provato a rispondere a tutti, piano piano. E alcuni dicevano, non so se impauriti o no, non lo so, però sapete, quando uno predica quasi ti fa strano dovergli dire tu le cose della Bibbia. Almeno ho percepito questo da alcuni che mi scrivevano. Mi scrivevano una cosa per incoraggiare, però dice, ma tu già lo sai, come per dire, te lo sto dicendo, ma so che tu lo sai. Fratelli, ma in quei momenti io ho bisogno che me lo dici tu, anche se io già lo so. Ho bisogno che un'altra persona lo dica a me, che mi ricordi delle promesse di Dio, che mi ricordi di quei versetti che nell'ombra molte volte ci sfuggono, quei versetti che nel dubbio non riesci a portare fuori sempre. Hai bisogno di una spalla con cui piangere. E non aver paura di chiedere aiuto. Molti nella sofferenza fanno l'errore di aspettare che gli altri arrivino. No. Chiedi aiuto. Io molte volte mi ho trovato a scrivere ai miei amici, dice ragazzi per favore stasera facciamo una videochiamata, ho bisogno di compagnia. Potevano nascere da loro spontanea l'idea, certo poteva nascere, ma io non ho avuto vergogna di dire ho bisogno che ci sentiamo un po'. Molti aspettano e dicono la Chiesa non ha amore perché nella mia sofferenza non hanno riconosciuto che stavo soffrendo. Lo comprendo questo discorso, ma dovete capire che nel frattempo anche gli altri a volte stanno soffrendo. Perché chi soffre pensa che il problema ce l'ha solo lui. Ma se sei umile abbastanza e riconosci il corpo della Chiesa, puoi anche chiedere aiuto. Senza aver timore, vergogna. Sì, Antonio Morro, il predicatore, il conferenziere, quello che viaggia, avevo bisogno di amici che stavano con me a chiacchierare, non per forza a pregare o a adorare Dio insieme, anche, ma anche a stare insieme così, a riempire il mio tempo che non passava mai. Non aver paura di chiedere aiuto, non aspettare sempre che gli altri riconoscono che stai in difficoltà. Che problema c'è? Alza il telefono, chiama la segreteria. Io ho bisogno di parlare con Enrico, con Ciro, ho bisogno di parlare con un fratello amico. Qual è il problema? Venite a casa a fare una preghiera, ci organizziamo. Qual è il problema? Il corpo è per questo. Invece no, ci aspettiamo sempre che gli altri devono riconoscere. Ma perché non ti fai riconoscere tu? A volte le cose sono tante. E anche chi sta da quest'altra parte, cioè abbiamo mille pensieri, mille cose, la chiesa è grande, la struttura è grande, sono tante cose da dover riflettere, lo sto capendo adesso. Se non sei da questa parte è difficile capire quante cose devi pensare, a volte cose sfuggono. Perché non dire al tuo facilitatore che può parlare con gli anziani, con i supervisori, perché non dire a un fratello di fiducia, io sto in questa situazione, ho bisogno che mi state un po' più vicino in questo periodo. Non aver paura di esprimere il tuo bisogno. Siamo una famiglia. Mamma tutte le mattine mi scriveva prima di venire dal B&B in ospedale, che ti serve? Salviette, sono finite. Mi serve l'igienizzante, che è finito. Mi serve un'altra maglietta pulita. Cosa ti serve? Siamo una famiglia. Per non parlare della chiesa di Palermo. Perché chi è in Cristo è inserito anche in quella che è la chiesa globale. Non solo noi, che siamo la chiesa che sta qui a Giuliano, ma anche se dovessi trovarti in altri posti, Dio ha i suoi per te. E quello che ho visto mi ha allargato il cuore.
il bene che ci hanno fatto è indescrivibile. Non solo perché sono palermitani, sono il cuore grande, no, perché sono fratelli. Sono credenti. E non solo perché io ero l'ospite, no, perché ero un fratello nel bisogno in quel momento. E altre chiese che non ero mai stato a predicare da loro mi hanno scritto per chiedere se avevano, che avevo bisogno di qualcosa. Perché siamo famiglia. Non allontanarti, non isolarti dalla famiglia. È il grandissimo amico che Dio ci ha dato nei momenti belli e nei momenti brutti. Perché la Bibbia ci insegna di soffrire con chi soffre e gioire con chi gioisce. Noi dall'altra parte dobbiamo imparare a sviluppare empatia, a calarci a volte nelle situazioni, a rendere il nostro servizio nelle nostre limiti e possibilità, certo. Ma quello che ho visto è che Dio nella sua grande saggezza mette i puzzle insieme, muove diverse persone per diverse cose. E l'ultima cosa, e concludo, voglio parlarvi brevemente del mistero della sofferenza. L'aspetto più difficile. Non sempre capiremo il perché stiamo soffrendo. Vorrei azzardarmi quasi a dire poche volte, almeno nell'immediato, capiremo il perché. Questo è un mistero. A volte Dio ci farà comprendere, a volte no. A volte capiremo perché quella persona è andata via così, in modo prematuro, e a volte, anche chi sta da quest'altra parte, dobbiamo guardare in faccia alle persone e dire: è inutile che ci giriamo, non lo so, non lo so. Anzi, ho visto più danni fatti nel cercare di spiegare Dio, cercando quasi di giustificarlo. Meglio dire: non lo so, ma sto qui per te. Siamo insieme in questa cosa. Non so perché è successo, ma non significa che sei solo, sei sola. E ho capito un'altra cosa: quando soffri, il perché non è sempre necessario. Vi faccio l'esempio. Se io, mentre ero nell'ospedale, Dio mi diceva: stai qui perché un giorno, non è stato così, ma una cosa ipotetica, stai qui perché un giorno quello che hai sofferto ti servirà per curare e aiutare questa persona fra 10 anni. Fatto una cosa ipotetica. Bello, mi fa piacere, Signore, ma io mo sto soffrendo. Non mi aiuta più di tanto sapere che fra 10 anni questa esperienza, perché io adesso sto soffrendo mo. Quello che ti aiuta non è il perché, ma è il sapere che quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. È la vicinanza di Dio più importante del perché. Però noi ci soffermiamo molto spesso sul perché, perché siamo razionali, è la nostra mente. Voglio dire un'altra parola molto forte, spero che arrivi con grazia e con amore: Dio non ci deve nessuna spiegazione. Questo è il mistero. E chi ama Dio lo abbraccia. Non capisco, ma ho fiducia in te. Non lo so, ma confido in te. Non comprendo, rimango nel mistero. E forse lo rimarrai finché non lo incontrerai un giorno, e allora potrai capire. Però confido lo stesso. Quella fede innocente come il bambino che si fida del padre nonostante tutto. Non cerca di capire. Prende a mano e cammina col papà.
come Isacco che camminava con Abramo, mentre lui lo portava a ucciderlo, il mistero di Dio. Quella fede che coopera al bene, tutto che coopera al bene, che abbraccia il mistero della sofferenza. Non è facile, lo comprendo. Difficile non avere risposte. Certo, la risposta più semplice, vabbè, è con il Signore. Sì, ci aiuta. Però non è, a volte vorremmo sapere di più. E di più non ci è sempre dato. E abbracciamo il mistero, dicendo: Signore, io non comprendo. E questo mi fa rabbia, mi rattristisce. E a volte pure ho detto: ma dove stavi, Signore? Perché non l'hai fatto? Ma allo stesso abbraccio il mistero. La nostra amicizia con Dio può arrivare solo dove la sua signoria è già presente. Gesù è prima il nostro re e poi il nostro amico. Come amico lui ci spiega che le cose, condivide le cose. Come re non sempre ha bisogno di farlo, perché il suddito ubbidisce a prescindere se il comando del re ha senso oppure no nella sua mente. L'amico consiglia, l'amico mi dà un consiglio, io lo prendo, lo rifletto e poi agisco nel caso. Con il re non puoi fare così. Il re dice, tu fai, ti arrendi al mistero della volontà di Dio. E vi voglio dire un'ultima cosa, se la band vuole venire. Il livello di rivelazione che ricevi da Dio è proporzionato al livello di mistero che sei in grado di accettare. Se vuoi conoscere più Dio, puoi avere più rivelazione di Lui, devi essere in grado di abbracciare il mistero della sua perfetta e buona volontà. Questi sono i nostri tre amici, ce ne sono tanti altri, ma non volevo soffermarmi su questo. Se vogliamo alzarci in piedi.